Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto al pomodoro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, salsa di pomodoro, olio, basilico, parmigiano, scalogno, vino bianco, acqua, dado bimbi vegetale, sale, burro e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il basilico e il parmigiano. E azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il trito. Senza lavare il boccale, mettiamo lo scalogno e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio. E facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il riso. E lo facciamo tostare per 3 minuti, 120 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo adesso il vino e lo facciamo sfumare per 3 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo adesso l'acqua. La salsa di pomodoro. Il sale, il pepe, il dado, smuoviamo bene il riso dal fondo del boccale, mi raccomando, è molto importante questo passaggio, fatelo sempre. E facciamo cuocere per 13 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il risotto è pronto, trasferiamolo in un piatto da portata e manteghiamolo con il burro e il parmigiano al basilico. Risotto al pomodoro. Grazie e alla prossima ricetta!